Ciao amici, buongiorno a tutti, ben ritrovati anche questo lunedì. Come state oggi? Inizia la settimana, io sono contentissima, con la luce si vive molto meglio. Cosa ne pensate voi? Sì, anche se leggevo che qualcuno è contrario all'ora legale. Lo so, fa parte della dialettica della vita. Non c'è nulla su cui saremo mai tutti perfettamente d'accordo, ma va bene così. A me comunque la luce dà un senso di gioia, di salute, di energia, mi fa venire voglia di stare bene. Intanto il 6 aprile è la giornata internazionale dello sport. Che ne dite di programmare un po' di movimento? Ma non solo quel giorno. Tutti i giorni, o almeno un giorno sì e un giorno no. Ci tengo a dirlo perché l'esercizio fisico è uno dei tre pilastri fondamentali della salute. Ah sì? E quali sono gli altri due? Sono l'alimentazione e il sonno. Il terzo è il movimento, l'esercizio fisico. Per chi passa molte ore seduto al lavoro o non ha voglia di fare palestra, sto preparando un video corso con una serie di esercizi semplici ma efficacissimi per restare tonici e muscolosi. Ma nel frattempo fate esercizio fisico, mi raccomando, a casa, in ufficio, all'aperto, dove volete. Però non siate casuali, il movimento va programmato e personalizzato come l'alimentazione. A questo proposito leggevo un articolo scientifico secondo cui l'alimentazione di ognuno va calibrata in base al lavoro che fa. Io l'ho sempre detto come naturopata e ora la scienza lo sta spiegando con il suo linguaggio. La quantità e la qualità di cibo dipendono dal tipo di impegno fisico durante le ore lavorative della giornata. Scusa, ma questo mi sembra proprio ovvio. È vero, ma anche in questo caso c'è un particolare segreto che voglio sottolineare e regalare a tutti voi. Eccolo, nella giornata lavorativa bisognerebbe mangiare rispettando non gli orari imposti dalle convenzioni o dalle comodità, ma gli orari imposti dalla propria digestione e questi sono diversi per ognuno. Lo stomaco è fatto per seguire questo ritmo, ricevere cibo, digerirlo e svuotarsi. Solo allora possiamo introdurre nuovo cibo se vogliamo rispettare i tempi fisiologici del corpo, altrimenti indeboliamo la digestione. L'esercizio di questa settimana è questo. Iniziate a osservare gli orari dei vostri pasti e spuntini vari e vedete se coincidono con gli orari del vostro stomaco e se rispettate i tempi della vostra digestione. Ma questo è un altro dei tuoi esercizi difficilissimi. Ma no, dai, ho detto di iniziare a osservare per capire meglio. È il primo passo, poi vedremo cosa fare in un prossimo video. A proposito, quali sono i tuoi video questa settimana? Mercoledì vorrei sconvolgere la vostra vita con le mie strategie per vivere senza stress e complicazioni. Ma sei impazzita? Ma no, voglio stravolgerla in senso buono con 5 abitudini che mi hanno dato la chiave per vivere senza complicarmi la vita e molto meglio. E domenica, per il video di salute naturale, voglio affrontare un argomento di cui molti mi stanno chiedendo consiglio in questo periodo: come affrontare le allergie stagionali con la naturopatia e avere buoni risultati. Non perdetevi neanche questo video. In più, chi vuole curiosare tra le stelle e i pianeti per il non insolito oroscopo di aprile, troverai video con tutti i segni nel mio nuovo canale dedicato all'astrologia. Il link è nell'info box qui sotto. Bene, anche oggi è arrivato il momento dei mi piace. Siate generosi. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Noi ci vediamo presto, naturalmente. Ciao! Yeah, love. I've been loving you.